Passo il microfono a lei. Buonasera a tutti. Ringrazio innanzitutto a Music & Sound perché questa idea è un'idea che noi abbiamo sposato. Prima di tutto il benvenuto ai nostri graditissimi ospiti. Il tono è quello che è perché noi stasera consegniamo una targa diciamo in commemorazione, e quindi quando si consegna una targa in commemorazione purtroppo non si può avere altro tono, ma lui avrebbe voluto che lo facessimo col sorriso, quindi ci proviamo. Questa targa è in commemorazione, ma soprattutto in onore di una persona che ha voluto dedicare parte della propria vita a questo territorio, l'ingegner Domenico Aria. Prematuramente, purtroppo, scomparso inaspettatamente, possiamo dire, in maniera veramente inaspettata. L'abbiamo voluto fortemente, ma soprattutto Mimmo ci ha tenuto insieme a farlo insieme all'amministrazione, perché lui era uno che questo territorio, come Mimmo, permettetemi, come il sottoscritto, veramente lo amava, perché fare il consigliere comunale in questa terra non è cosa semplice, men che meno per quelli che sono gli onori rispetto agli oneri. Però io sono felicissimo stasera di fare questa cosa e sono ancora più felice che il caso abbia voluto che la facessi io e non la sindaca, visto che al momento ancora non c'è, perché sto fuori. Noi ci volevamo molto bene, sì, sto dentro, ma lui era ben voluto da tutti, certo. Mimmo era una persona veramente speciale, lo so che dopo da posteri siamo tutti speciali, ma questo non è il caso, perché lui era un collante. Lui riusciva veramente a tenerci tutti uniti, lui riusciva con delle poche e semplici battute a farci ridere, e spesso attraverso quelle risate si superavano tanti dissapori. No, non lo so. In più vi dico che era anche una persona molto capace, sia come politico ma soprattutto come tecnico. Lui era quelli che i bravi definirebbero un pragmatico, era un pratico, e con la stessa praticità purtroppo se n'è andato. Non ha voluto lungaggini, non ha voluto lunghi corsi, ci ha lasciato tutti di stucco, però ha fatto le cose pratiche anche in quel caso. Quindi io ad Annalisa e alla sua figliola, con grossissimo orgoglio e con immenso onore, veramente consegno questa targa e spero che i cittadini arzanesi prendano a modello l'esempio di Mimmo, di un uomo buono, di un uomo semplice, di un uomo che voleva bene la sua terra e la sua Arzano. Grazie. Passiamo la parola un attimo a Domenico Attrice, almeno questo lo puoi fare tu. Lo leggo io? Ok. Infatti la targa dice Music in Sud di Domenico Attrice, unitamente all'amministrazione comunale di Arzano, all'amico di sempre, al professionista esemplare. Domenico Aria, Arzano, 15 settembre 2024. Allora noi ringraziamo ancora la moglie di Mimmo e la sua bellissima figliola e vi auguriamo ovviamente buon proseguimento, dicendovi che, lasciatemela spendere una parolina, che questo è il quinto evento, se ci avete fatto caso. 4 sono stati interamente organizzati dall'amministrazione, il quinto da questo piccolo metto qua che con molta tenacia, con molta voglia ha voluto onorare Peppino Gagliardi, un uomo di questa terra come Domenico Aria, come noi tutti, ma soprattutto un artista che ha dato lustro alla nostra Arzano, perché chi dice che ad Arzano non c'è nulla di buono mente sapendo di mentire. Grazie e buona serata a tutti. Grazie. Noi tra 15 minuti accendiamo gli amplificatori e ascolteremo grande musica. Grazie ancora, tra poco.